Comune di Todi ed Enel ancora insieme, un cammino che si rinnova per i prossimi 16 anni nel solco dell'innovazione, della sostenibilità e del risparmio energetico, stavolta non solo per l'illuminazione pubblica e semaforica, ma anche per la gestione degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali, la riqualificazione e l'efficientamento energetico delle stesse strutture, di cui sarà curata anche la progettazione e la successiva esecuzione dei lavori di adeguamento normativo. Una vera e propria smart city, dunque, che è stata presentata lunedì mattina in conferenza stampa a Perugia, presso la sede della Giunta regionale dell'Umbria, alla presenza del sindaco di Todi Antonino Ruggiano e del responsabile area appenninica del gruppo Enel Riccardo Amoroso. A gestire i servizi e le progettualità sarà Enel X, la società del gruppo Enel che si occupa di illuminazione pubblica e artistica, efficienza energetica e mobilità sostenibile, con l'obiettivo di favorire la transizione energetica a partire da luoghi di pregio artistico e architettonico come Todi, attraverso l'elettrificazione dei consumi, lo sviluppo delle rinnovabili e la conseguente riduzione dei costi e delle emissioni di CO2, l'utilizzo più autonomo, smart e sostenibile dell'energia. Il progetto prevede che entro 18 mesi dalla firma del contratto, iniziato formalmente a luglio 2023 con la scadenza nel 2039, siano adeguati ed efficientati tutti gli impianti con tecnologie di ultima generazione per garantire un miglioramento dei servizi, un significativo abbattimento dei costi elettrici ed energetici e una gestione fortemente integrata nel segno dell'innovazione e della sostenibilità ambientale. Sì, stiamo andando avanti con un progetto su cui abbiamo molto lavorato insieme a Enel, che ringraziamo per avere una Todi del futuro che sia sempre più inclusiva dal punto di vista dei consumi energetici, nel senso che è lanciata verso un futuro di diminuzione di produzione di anidride carbonica e di grande efficientamento. Insomma, avremo dei risparmi in termini di consumi, avremo dei risparmi in termini di costi e una grandissima ristrutturazione di tutto il nostro sistema. Siamo davvero molto felici. Ecco, l'obiettivo finale è quello di un migliore servizio al cittadino. Assolutamente, qui parliamo di risorse che sono pubbliche, quindi illuminazione pubblica, il termico, tutto il riscaldamento di tutta la parte comunale e quindi assolutamente tutto rivolto ai cittadini. Gli investimenti che faremo sono possibili solo grazie a questo strumento intelligente e davvero efficace e quindi avremo la possibilità di avere efficientamento e risparmio dei consumi. Intervento di riqualificazione energetica che mette insieme in modo integrato sia aspetti di illuminazione pubblica sia aspetti di efficientamento energetico gli edifici del comune. Noi andiamo a intervenire su circa una quarantina di edifici pubblici su cui andiamo a ottimizzare la gestione del caldo e freddo e elettrificare per quanto possibile le utenze con fotovoltaico o pompe di calore. Diciamo, è un tipo di intervento che va a migliorare il livello di servizio che i cittadini percepiscono, sia per strada, con l'illuminazione pubblica, quindi con questi lampioni illuminati meglio a LED, che vanno a illuminare i punti giusti nel momento giusto, con la giusta intensità, sia sugli edifici dove andiamo a riscaldare quanto serve bene, e quindi c'è, cioè, il caso classico, mio figlio che sta a scuola ha finalmente una classe, finalmente ha una classe ben riscaldata, alla giusta temperatura, confortevole e efficiente. I benefici che porta questa iniziativa alla fine è appunto un livello di servizio migliore per i cittadini, benefici di sostenibilità, perché poi alla fine noi consumiamo meno gas e meno energia elettrica, abbiamo circa un 25% di riduzione dei consumi di gas e 15% di consumi elettrici per il caldo freddo e 70% di riduzione dei consumi da parte di illuminazione pubblica, quindi numeri molto importanti. Grazie a questo poi, noi come Enel gestiamo, diciamo, tutta la progettualità, la realizzazione, i costi e la gestione di tutto ciò e trasferiamo, ed è un messaggio molto importante, un saving, cioè una riduzione di costo complessivo al comune, che quindi alla fine in tutto ciò non solo dà un servizio migliore ai cittadini, ma riesce anche a consumare meno e a spendere meno. Quindi è un esempio, diciamo, concreto di Smart City e di come l'innovazione tecnologica messa a disposizione dei cittadini alla fine consente a tutti noi di vivere meglio e di pagare meno.